ogni volta che vado via da casa lascio dei familiari a casa, dei piccoli, dei bambini. E figli. Sì, sì, sì. E quindi con me stesso dico, se attualmente non siete in grado per natura a capire cosa faccio esattamente, un giorno troverò il modo esatto, corretto per spiegarvi che cosa faceva o che cosa fa papà ai tempi, o perché lo fa soprattutto. Vengo dall'Egitto, ho fatto il viaggio, sì. Mi sono spostato un bel po' di anni fa, 2001, sono arrivato in Italia, via mare altrettanto, a Lampedusa. Ero insieme ad un mio cugino, era un naufragio, ci sono dei morti e di conseguenza mi è stata scritta una nuova vita. Sono stato salvato da una persona che ha fatto la traversata insieme a me, questa persona l'ho visto morire davanti ai miei occhi. E da quel momento mi sono fatto la promessa di continuare in questo ambito. La mia famiglia non era d'accordo, non mi è stato, diciamo, proposto di lasciare il mio paese, semplicemente cercavo una certa giustizia, diciamo, ai tempi. 12-13 anni, sì. Ero piccolo, sì, ma il fatto che mi dovevo iscrivermi alla scuola militare ai tempi, però ci voleva la raccomandazione per avere un posticino all'interno della scuola e quindi non poteva essere che tu volevi servire la legge ma devi corrompere la legge, non quadrava. Ed è lì che è nata la mia personale scelta di andarsene via. Ovviamente non avevo il pensiero di attraversare il mare, di fare il viaggio, eccetera, eccetera. Non pensavo a tutto quanto, ma a quel momento non vedevo altre scelte e dall'Egitto sono arrivato in Libia, che ai tempi era più semplice, e da lì ho fatto la traversata insieme a 300 e passa, di cui abbiamo perso 100 e passa. Sono stato collocato presso un centro di prima accoglienza per minorenne e poi me ne sono andato per fatti miei, perché non capivo com'era la cultura ai tempi qui e poi insomma ero perso anche moralmente dopo quello che ho vissuto in mare. Mi sono spostato a Milano insieme a mio cugino. Abbiamo fatto dei tentativi cercando di lavorare qualcosa, eccetera, eccetera, ma non era possibile, quindi alla fine ho deciso di rientrare di nuovo in Sicilia. Sono stato aiutato da parte di alcune famiglie italiane lì in Sicilia dove stavo. Ho ripreso i miei studi, nel frattempo ho iniziato a frequentare centri di accoglienza per dargli un aiutino come traduttore. Ho voluto perfezionare, diciamo, tutto quanto che riguarda l'immigrazione, sia legge che motivazione in generale, e ho iniziato la carriera 12 anni fa. Mediatori culturali, operatore nel sociale, operatore legale, dipende dal posto dove mi trovavo, dipende dal mandato stesso. Questo è la 16ª volta in mare, e prima ero sui mezzi militari della Marina Italiana durante l'operazione Mare Nostro. Ho fatto un anno e mezzo, poi sono passato all'operazione Triton. E dall'operazione Triton sono passato a Save the Children, e da Save the Children sono passato qui. Qualcuno ci deve fare qualcosa, qualcuno veramente ha le mani sporche, allora meglio pulirli e purificarli sempre. Quando si tratta delle vite delle persone, sì, ma per altre situazioni si può discutere di tutto quanto, però salva quella persona e poi discuti di tutto il resto. Non puoi dire no, non lo salvo, no, lo mando indietro, non lo ignoro. Non lo puoi fare. Quindi il mio appello è alla mia generazione e a quella che c'è, che verrà dopo di me. Non dobbiamo accettare quello che sta accadendo attualmente. La terra è di tutti.